Ciao a tutti, ora vediamo insieme come creare una cartella sul Drive con l'account di G Suite per condividere con tutti i docenti del consiglio di terza gli elaborati consegnati dagli alunni. Come prima cosa accediamo come sempre al nostro account di Google, possiamo effettuare la ricerca direttamente da Google e quindi accedi account di Google. Ci colleghiamo con il nostro account della G Suite, andiamo come sempre sui quadratini, questa volta andiamo qui sul simboletto del Drive, questo triangolo verde, giallo e blu. Clicchiamo sul Drive, in questo caso, siccome io sono da tablet, mi fa scegliere di aprire l'applicazione, ma dal computer è la stessa cosa. Questo è, sono tutte le cartelle salvate nel mio Drive, il Drive che ho con l'account di G Suite. Tutti quanti abbiamo, la cartella di Classroom, nel mio caso è la seconda, questa gialla, creata in automatico per tutti i docenti che hanno le classi su Classroom. In realtà sono queste, ecco qua, queste due delle nostre classi. Che cosa dobbiamo fare come prima cosa? Andiamo sul simbolo più, io ce l'ho qui in basso, questo colorato, chi si collega dal PC lo troverà in alto a sinistra con la scritta accanto nuovo. Clicchiamo su più e decidiamo cosa creare. Creiamo una nuova cartella. Creiamo questa cartella, la chiamiamo questa cartella elaborati terza. In questo caso mettete ovviamente il nome della vostra terza A, B, C. Ok. Ho creato la cartella. Vediamo anche un colore per vederla in maniera, ecco qua, è rossa. All'interno di questa cartella, se ci clicco sopra, al momento non c'è nulla. Bene, nel caso in cui i vostri alunni abbiano condiviso con voi, coordinatori di classe, gli elaborati su Argo, allora prima di effettuare questa operazione bisogna scaricare sul computer o sul tablet gli elaborati degli alunni e me li mettete in una cartella lì sul vostro computer o sul vostro tablet. Quindi facciamo questa prima ipotesi, ovvero gli alunni hanno condiviso con voi gli elaborati tramite Argo. Vi collegate ad Argo, scaricate sul vostro computer i file che sono stati caricati, andate in questa cartella, elaborati terza, e cliccate nuovamente su più, sempre nel caso del PC, quindi su nuovo. Questa volta andiamo su carica. Ci chiederà di caricare che cosa? Io vado nella cartella dove ho conservato i documenti, va bene, diciamo che appunto la cartella dei documenti, in questo caso è vuota questa, ne prendiamo un'altra giusto per farvi vedere. Download, ok. Io ho in questo caso qui c'è scritto archeologia PDF. Mettiamo che archeologia PDF sia il nome dell'elaborato dell'alunno Mario Rossi di terza A. Ci clicco sopra, quindi lo carico e in automatico io l'ho messo in questa cartella. Così quindi farò con tutti gli elaborati che ho caricato dal mio computer o dal mio tablet. Nel caso invece in cui gli alunni hanno condiviso con me gli elaborati sulla mia classe Classroom, vi conviene chiedere a loro di caricarli come lavoro di classe. Perché? Perché in questo modo, se io vado nella mia cartella di Classroom, clicco sul compito che gli ho dato, in questo caso voi gli scriverete un compito, ovvero caricare gli elaborati. Vi ritrovate, vedete, in automatico tutto ciò che gli alunni hanno condiviso. E quindi farete una copia, quindi andate su Crea copia dell'elaborato e vedete adesso vi farà scegliere dove caricare la copia. Quindi andate indietro, andate ancora indietro. E andrete su Elaborati di terza, cioè la cartella che avete creato
per mettere tutti gli elaborati. In automatico si è salvata, andiamo infatti a vedere, ecco qua, elaborati terzi, terza, abbiamo sia la copia che io ho caricato dal mio computer, ipotizzando che l'alunno abbia condiviso con me la cartella, l'elaborato su Argo, sia la copia invece che ho ripreso direttamente dalla cartella di Classroom. A questo punto immaginiamo di aver ormai completato tutti gli elaborati, di avere tutti gli elaborati nella nostra cartella elaborati terza e dobbiamo condividerla con i nostri docenti, con i nostri colleghi. Abbiamo due possibilità. La prima è questa, clicchiamo sui tre puntini in basso vicino alla cartella e andiamo su condividi. A questo punto, vedete, vi chiederà di aggiungere le persone con le quali volete condividere, la cartella. E quindi, se voi cliccate i nomi dei vostri, colleghi, io adesso non lo so, mi viene in mente Ferrigno perché prima ho letto un suo messaggio, quindi eccola qua, vedete, il, G Suite in automatico vi fa vedere gli account dei vostri colleghi, quindi mettete ferrigno.anna@scuolamontalcini.edu.it, ok, editor, organizza, aggiunge e modifica, potete scegliere sia questo sia invece optare come semplice visualizzatore, perché tanti colleghi lo dovranno soltanto visualizzare l'elaborato, questo insomma vedete voi. Potete anche aggiungere un messaggio, no? Condivido elaborati, va bene? Cliccate su questa freccetta, quindi inviate e a questo punto avete condiviso con i vostri colleghi, in questo caso solo con Anna, poi dopo magari lo tolgo, ma potete aggiungere uno accanto all'altro i nomi di tutti i vostri colleghi che trovate, vi ripeto, trovate già indicati all'interno, di quella barra di indirizzi. Oppure potete cliccare sempre sui tre puntini e attivare la condivisione tramite link. Quindi una volta attivata la condivisione tramite link, ritornate sui tre puntini, andate su copia link e potete incollare il link anche eventualmente sul WhatsApp dei vostri colleghi. A questo punto loro potranno accedere tramite questo link a questa cartella e visualizzare tutto ciò che vi è all'interno, quindi tutti gli elaborati, degli alunni. Mi auguro di essere stata chiara. Se qualcuno ha dei dubbi, mi può contattare. Grazie, arrivederci.